Nella notte, i carabinieri della compagnia di Acireale, su delega della procura distrettuale di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto responsabile dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere, mai ritrovato, della 22enne Scuto Agata, scomparsa da Acireale nel giugno 2012. L'indagine, iniziata nel settembre 2020 e condotta attraverso attività tecniche, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, all'epoca convivente della madre della vittima, sia in ragione del particolare rapporto instaurato con Agata, sia per il suo tentativo di inquinamento delle prove, fornendo anche un falso alibi circa i propri spostamenti nel giorno della scomparsa della ragazza.